Lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Pronti al primo momento di lettura spirituale? Abbiamo finito la volta scorsa l'esorcismo di Verdi Garandier, per cui io gli stavo spulciando un po', perché nelle prime parti delle vegne ormai è un po' di tempo che abbiamo letto un sacco di cose, quindi invito ad andare a faccio un po' di riassunto, perché tempo fa abbiamo letto praticamente gran parte della Vergine Maria e Satana negli esorcismi di padre Padre Bamonte, Francesco Bamonte, e c'erano veramente delle cose molto molto edificanti. Si trovano tutte quante nella playlist sia di YouTube che di podcast Meditazioni alle veglie di preghiera. Abbiamo meditato poi sulla Catechesi di Satana di Padre Pellegrino Ernetti, abbiamo terminato l'esorcismo di Verdi Garandia, abbiamo visto la testimonianza di quell'anima, di quella ragazza dannata, e sono tutte quante, diciamo così, fonti un po' atipiche, ma come abbiamo visto che purtroppo pur nella loro atipicità, diciamo così, sono state diverse volte usate dal cielo per farci giungere delle informazioni importanti ed edificanti. E questo è indirettamente gloria di Dio, perché dimostra come anche i diavoli, che facciano i gradassi e i ribelli, concorrono al compimento dei disegni e dei voleri di Dio. Oggi ho ritrovato, faccio vedere il libretto per chi sta vedendo la diretta, forse poi si vedrà questo, sicuramente probabilmente l'iPhone fa l'effetto specchio, comunque si chiama Interviste col maligno, di padre Domenico Mondrone, Societas Jesum, gesuita, sottotitolo Tra realtà e fantasia. È un libro di cui ha curato la pubblicazione Don Enzo Boninsegno. Leggerò adesso l'introduzione, questa è la prima parte un po' così, un po' teorica, dopo comincio a registrare quando finisco l'introduzione. E Don Enzo Boninsegna è, per quanto mi riguarda, un grandissimo sacerdote, ha scritto un sacco di roba, vive ed opera ancora adesso, ancora vivo, nella diocesi di Verona. La mia stima nei suoi confronti è poi pressoché limitata, perché credo che sia l'unico sacerdote in tutta Italia che, quando il 3 dicembre del 1989 la Conferenza Episcopale Italiana autorizzò, quindi entrò in vigore la delibera della CEI che autorizzava di distribuire la Santa Comunione sulla mano, lui diede le dimissioni per ragioni di coscienza da parroco, e da allora, dall'89 fino adesso, passati 35 anni, non ha più fatto il parroco, quindi ha continuato a fare il sacerdote, aiutando nelle parrocchie, sempre in posizione di subordine, ma appunto con questo vincolo, che se gli si chiedeva di celebrare la messa in pubblico, lo faceva volentieri, ma senza distribuire la Santa Comunione sulla mano. Quindi, per quanto mi riguarda, io lo dico pubblicamente, la mia venerazione per questo confratello è somma, perché è sicuramente un segno ed una testimonianza. Non in moltissimi lo conoscono, ma i libri che ha scritto sono tutte quante piccole perle, assolutamente raccomandabili. È
veramente frutto di un cuore che si vede, un cuore sacerdotale pieno di zelo per l'opera di Dio e per la salvezza delle anime. Quindi il problema è che lui non li ha commercializzati, quindi li ha semplicemente prodotti per manoscritto, quindi bisogna contattarlo per avere il catalogo e anche per ordinare i libri. Però andando online, Don Enzo Buoninsegna, si dovrebbero trovare tutti quanti i contatti e i recapiti. Leggo la presentazione e inizio la registrazione, quindi faccio un po' un annuncio formale perché queste cose rimangono e partiamo con la lettura. Da Interviste col maligno di Padre Domenico Mondrone a cura di Don Enzo Buoninsegna. Presentazione. Il cielo e la terra passeranno, dice Gesù, ma le mie parole non passeranno. Parole vere anche oggi, come lo furono ieri e lo saranno sempre. Eppure bisogna aggiungere amaramente che se la verità non cessa mai di essere vera, può cessare però di essere ricordata. Le mode del pensiero non riescono a cancellare la verità delle parole di Gesù, ma la possono nascondere alla mente degli uomini. E a forza di tacerle agli altri, certe verità finiamo col dimenticarle anche noi. Una di queste verità è l'esistenza degli angeli ribelli, nemici di Dio, dell'uomo e della creazione in genere, esseri corrotti e corruttori, irrimediabilmente corrotti e ostinatamente corruttori. È nei piani del demonio nascondere agli uomini la sua esistenza, scrisse il poeta francese Baudelaire. La più grande astuzia del demonio sta nel farci credere che egli non esiste. Se riesce in questo, vengono a cadere le difese dell'uomo contro le sue astuzie e la sua opera devastatrice. È triste doverlo ammettere, ma è doveroso riconoscerlo. In larga parte il piano del demonio è riuscito. Ed è riuscito fin troppo bene. Troppi non credono più nella sua presenza. Fuori, ma anche dentro la Chiesa. E questo spiega tante cose. Spiega, tra l'altro, la denuncia gravissima di Paolo VI. Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Questo libretto, che ricostruisce in un dialogo immaginario la più amara e tragica delle realtà, vuole essere una risposta all'appello rivolto dal Papa Paolo VI, che parla del demonio e della sua opera come di un capitolo importante della dottrina cattolica da ristudiare. L'autore di queste pagine traccia solo un veloce profilo del demonio, ma la Chiesa, attingendo alla sua fede, oltre a confermarci quanto troviamo in questo libro, è in grado di darci del demonio un ritratto più rifinito e allucinante. Sì, il diavolo esiste, esiste e non dorme. Lavora a tempo pieno per la nostra rovina temporale ed eterna. Dunque è necessario conoscerlo per difendersi. Aggrapparsi alla fede, nutrirsi di speranza, vivere la carità amando Dio il nostro prossimo, restare fedele alla Chiesa in tutto e coltivare una filiale devozione alla Madonna. Sono i migliori rimedi per difenderci da ogni azione demoniaca. Ci conforta il pensiero che Dio è ancora e sarà sempre più forte di ogni suo nemico, diavolo compreso. Lorenzo Buoninsegna, Verona, 29 settembre 1992. Io ovviamente non ho nulla da dire su questa presentazione, se non che sottoscrivo tutto al 100%. Concordo pienamente sul fatto che purtroppo in troppi oggi non credono all'esistenza del demonio, compresi vari uomini di chiesa. Tra le cose che abbiamo letto, che ho dimenticato nell'introduzione che non è stata registrata di citare, abbiamo anche letto molte cose dell'ultimo esorcista di Padre Amort, tra cui si ricorderà il capitolo impressionante dove quel cardinale andò da lui a dirgli, anonimo, grazie a Dio, a dire: senta padre, ma mica lei crederà veramente nell'esistenza del demonio, no? Cioè, gli esorcismi li facciamo per far credere alla gente qualcosa, no? Ma non è che esiste veramente. E purtroppo fosse solo un cardinale che non sta tanto bene, vabbè, non ci dovrebbe essere, ma
insomma, pochi danni. Però, tuttavia, è una situazione grave. E se uno non conosce il demonio, non lo può combattere. Se non lo può combattere, non lo può vincere. Ma questo è esattamente quello che lui vuole. Perché diceva il cardinal Siri, un cardinale che era certamente non come quello citato, che per andare in paradiso bisogna crederci e bisogna fare le opere buone, lavorarci per esservi ammessi. Invece per andare all'inferno non occorre crederci. E non bisogna fare niente, semplicemente fare quello che ci pare. Ecco perché l'inferno è pieno di gente e il paradiso non è altrettanto pieno di gente, ahimè, quanto l'inferno. E quindi dobbiamo avere ben chiara la meta della nostra fede, come diceva San Pietro, che è la salvezza delle anime, perché questi non scherzano. I diavoli non giocano, non scherzano. Sono corrotti e corruttori. Lavorano 365 giorni l'anno, 24 ore l'anno, non ci sono ferie, non ci sono domeniche, non ci sono anni sabbatici, non c'è niente. E lavorano in maniera invisibile. Molte persone sono succubi complete del demonio, sono completamente assoggettati a lui, senza minimamente rendersene conto. Per cui credo che queste letture, queste cose possano essere utili. Iniziamo adesso a leggere il libro così com'è, quindi nella sua introduzione, stavolta dell'autore che è Padre Domenico Mondrone. L'idea di questo scritto mi venne improvvisa un pomeriggio di agosto dello scorso anno di grazia, di disgrazia, 1974. Guardate, sarà un caso che tutta questa roba qua sul diavolo, tutta negli anni 70. Chiusa parentesi. Fu così, da oltre 2 mesi, forse anche più, quasi tutti i giorni alle ore 15 precise, il secondo canale della Rai mandava in onda una rubrica intitolata Interviste impossibili. Si trattava di incontri tenuti tra letterati, giornalisti e studiosi di varia cultura con uomini del passato. Personaggi del pensiero, dell'arte, della politica, entrati bene o male nella storia con un nome più o meno famoso. Il programma non mancava di originalità e sebbene venisse a cadere nell'ora della siesta, lo seguivo sempre con viva curiosità. Erano incontri, dicevo, di uomini di oggi con altri di ieri, per interrogarli quasi fossero, per non so quale trucco medianico, momentaneamente redivivi, e farli parlare e dare spiegazioni di certi loro atti, confessarne le intenzioni segrete. Ora costretti dall'incalzare delle domande, ora messi nella necessità di giustificarsi contro le bugie di qualche storico. I personaggi intervistati apparivano di solito fedelmente centrati nell'ambiente del loro tempo. Le risposte erano aderenti alla vita e al pensiero che li caratterizzarono. E quando gli intervistatori erano veramente bravi, in poco di un quadro psicologici di una felice e vivacissima rifinitura. Uno dopo l'altro vennero interpellati senza alcun ordine cronologico: Attila, Marat, Casanova, Marco Polo, Pitagora, Copernico, Bruto, Diderot, Marco Aurelio, Pilato, Cleopatra e così via. Tra l'una e l'altra di queste interviste si affacciò alla mia mente un'osservazione molto stramba. Manca un'intervista a Satana. Sarebbe interessante, e oggi più che mai, visto che ha convinto molti che lui non esiste. Qualche tempo dopo, ricordando le reazioni al discorso del Papa sul demonio, posso leggere qualcosa che sta nell'introduzione, aprire una parentesi, famoso discorso del 15 novembre del 72. Poi riprendo. Paolo VI disse: quali sono oggi i maggiori della Chiesa? Non mi stupisco come semplicistica
o addirittura come superstiziosa e irreale la nostra risposta. Uno dei bisogni maggiori è la difesa da quel male che si chiama demonio. Primo flash. Secondo, il male non è soltanto una deficienza, ma un'efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore, terribile realtà, misteriosa e paurosa. È il nemico occulto che semina errori e sventure nella storia umana. Terzo passaggio. Sarebbe questo sul demonio e sull'influsso che gli può esercitare sulle singole persone, come su una comunità, o su avvenimenti, o su intere società, un capitolo molto importante della dottrina cattolica da ristudiare, mentre oggi lo è poco. Quindi, qualche tempo dopo, ricordando le reazioni al discorso del Papa sul demonio, questo, dico, ho letto qualche stralcio, dissi tra me e me: ma sì, un'intervista con Satana, o meglio col maligno, ci andrebbe bene. Una persona dotata di fantasia riuscirebbe a richiamare l'attenzione su quel soggetto e forse anche a far riflettere qualcuno. L'idea ogni tanto si riaffacciava e cominciava ad apparirmi come una cosa fattibile. Si potrebbe dire questo, impostare così un episodio, introdurre questo o quest'altro aspetto. A poco questa idea divenne per me come un tarlo. Un'intervista col maligno. Non pensavo affatto di farla io. Vediamo allora a chi puoi affidarla. Cominciai a pensare a dei nomi e ne passai in rassegna parecchi. Ci pensavo su, ma poi per un motivo o per l'altro li scartavo. Mettersi a dialogare col diavolo, sia pure sul piano della fantasia, non è facile. Nessuno accetterebbe un'idea così stramba e oltretutto fuori del tempo, roba da medioevo. Un po' alla volta mi accorsi che quando pensavo di accantonare l'idea, cadevo in un nervosismo strano. Se invece lasciavo aperta la possibilità di fare quell'intervista, mi sentivo sereno. Discernimento degli spiriti, questo qui, eh? Finalmente, una sera di settembre, il nodo si sciolse. Mi recai in una chiesa dove è venerata un'immagine della Madonna molto cara al popolo romano e la trovai insolitamente affollata. Avvenne l'incredibile. Appena varcata la soglia, mi si avvicinò una donnetta di mezza età, sconosciuta, con due occhi luminosissimi e dolci, e tutto a un tratto mi disse: quando si decide a scrivere quelle cose? E mi guardava come per interrogarmi con gli occhi. Scrivere quali cose? Dissi io. Via, lo sa meglio di me. Ma chi è lei? Basta, basta. Se la vedo con quella lì. E indicò il quadro della Vergine. Vado a sentir lei che cosa dice. Un folto gruppo di turisti invase in quel momento l'ingresso. La donnetta fu travolta nella confusione e la persi di vista. Cosa strana, pensai. Un'allucinazione o un avviso del cielo? Mi sentii come smarrito e ridicolo, soprattutto ridicolo. Ma poco dopo, ai piedi della Vergine, il dubbio che avevo dentro si sciolse come niente. Sentii come una spinta dolcissima e ferma a riflettere sull'argomento e a vedere di fare qualcosa. Fissando la cara immagine, non le chiesi nulla in merito, perché già sentivo dentro di me la promessa della sua assistenza materna. E va bene, dissi uscendo, cercherò di imbarcarmi in questo affare, scriverò io questa intervista stranissima. Ne verrà fuori qualcosa che mi coprirà di ridicolo, ma almeno mi sarò levato un fastidio. Ora cominciano le parti, diciamo, dedicate di questa, di questa intervista, dove ci sono delle sorprese. Sono 10 capitoli. Ecco.
Io non so se fare una pausa e dedicare la seconda parte della lettura, appunto la lettura del primo capitolo forse è meglio, oppure se farlo adesso e poi continuare. Andiamo avanti un po', va, che sennò poi si interrompe. Quella sera stessa, dopo una cena piuttosto frettolosa e svogliata, mi ritirai in camera a sbrigare un po' di corrispondenza. Di lì a una mezz'ora presi a recitare l'ultima parte della liturgia delle ore, mi segnai devotamente e cominciai Gesù luce da luce, sole senza tramonto, eccetera, eccetera, l'inno della compieta. Notai questa volta che più andavo avanti, più cresceva in me il desiderio di indugiare in quella preghiera abituale. Sensi e gusti nuovi affioravano da quelle parole antiche e semplici. Alla fine baciai il breviario e lo misi da parte. E adesso che cosa faccio? Qualche volta appuntavo delle note a bisturi sul diario, voltandomi lo sguardo, si incontrò con un'immagine della Madonna, dinanzi alla quale quella sera ero andato a pregare. Ebbi voglia di intrattenermi con lei e, preso di tasca il rosario, mi segnai. Le Ave Maria mi venivano su dolcissime, come una più intima presa di contatto con lei. Non era terminata una decina che mi trovai seduto con la penna in mano. Cosa strana. Per fare che un blocco di carta era lì sul tavolo, cominciare a scrivere qualcosa di quella diavoleria? Non ci pensavo affatto, non avevo nulla di preparato per la testa e la fantasia non pareva favorirmi. Accostato così per fare qualcosa il blocco di carta, scrissi in alto: intervista con Satana. No, corressi, meglio dire col maligno, questo secondo appellativo è meno logoro. E restai con la penna in aria. In quello stesso istante avvertii lungo la schiena un improvviso brivido di freddo che subito mi avvolse tutta la persona. A fianco della scrivania a sinistra, la finestra era completamente aperta. Quando istintivamente mi alzai per chiuderla, avvertii che da fuori veniva invece un'aria calda. Era infatti una sera di settembre. Mentre mi toccavo le guance e la fronte, chiedendomi se non fosse per caso un sintomo di febbre, una lama addirittura gelida mi attraversò la persona. Ebbi uno strano scossone di paura. Mi sedetti, rimasi immobile per un po', poi tentai di buttarmi sul letto così come stavo. Non riuscii a muovermi. Mi sentivo inchiodato alla scrivania, non per una forza che mi facesse violenza dal di fuori, ma da un senso di inerzia totale, una specie di legamento che veniva dal di dentro. Invocai mentalmente la Vergine che mi guardava dalla parete a qualche metro di distanza e ne ebbi un'improvvisa carezza di pace. Mentre ringraziavo la Madre Celeste, la sedia, la scrivania, quasi tutta la camera ebbero un sussulto misterioso. Hai chiesto di intervistarmi? Eccomi. Era una voce cupa, aspra, metallica. Una voce che non seppi precisare da quale punto venisse, ma che mi scatenò addosso un lungo brivido di paura. Restai per un po' senza fiato, poi presi coraggio. Ma tu chi sei? Non fare lo stupido, sono io. Non avevo mai pensato di dover passare con la mia intervista dal piano della fantasia a quello di un a tu per tu col maligno. Su un angolo della scrivania c'era il rosario. Istintivamente lo afferrai come arma di difesa. Butta via quella robaccia se vuoi parlare con me. Robaccia? Escrementi di capra legati insieme. Se per te è robaccia, io la bacio e a tuo dispetto me la avvolgo qui attorno al polso per sicurezza. Vedo che deve farti paura, vigliacco. Quella per me è una ghigliottina. Tanto meglio, e grazie per avermelo detto. Cercavo di spiegarmi come percepissi quella voce così vicina, che non proveniva da un punto preciso della camera, né mi saliva da di dentro. L'avvertivo però in modo chiaro, sempre in tono minaccioso e sprezzante e carico di una rabbia belluina. Intanto, come sei venuto? Chi ti manda? Sono stato costretto. Costretto da chi? Seguì un silenzio agghiacciante.
Su, costretto da chi? Da quella là. Urlò questa risposta con un disprezzo e un odio indescrivibili. Chi è quella là? Gli chiesi, pur avendo capito. Non farò mai quel nome. Ti scotta tanto? La odio infinitamente. Perché è la creatura più alta e più santa, dissi io. Masticando le parole con rabbia, rispose. Lui l'ha voluta così a mio dispetto, perché fosse la mia più schiacciante umiliazione. Restai sbalordito. Come mai? Sei il padre della menzogna e dici una verità così grande, non ti accorgi che questa è una lode immensa? La mia domanda restò senza risposta. Quella volta fu tutto. Bene, credo di aver fatto bene a non interrompere, a continuare la lettura, perché come avete visto questo primo incontro si salda con quanto viene prima. È proprio una... Quindi abbiamo capito che siamo passati da un progetto di un sacerdote di articolare una fantasiosa intervista col diavolo per dare modo di riflettere a chi l'avesse letta, ad un atto per tu reale, voluto dal cielo, in particolare dalla Madonna. In cui emergono alcune cose, il rosario, che stiamo recitando come in tutte le veglie. Il rosario per il diavolo è una ghigliottina. Il rosario deve recitarsi, come facciamo durante queste veglie, per intero. Misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e tutti i giorni. Bisogna trovare il tempo. Volendo, si fa. Sono tre quarti d'ora, adesso qui, durante le veglie, ci prendiamo un po' di tempo, facciamo le meditazioncine, piccole o lunghe, ma recitare un rosario normale ci vuole un quarto d'ora, una corona. Tre sono tre quarti d'ora. Tutto di fila, separato, per poste, per decine, ma bisogna farlo. E poi sappiamo un'altra cosa, che la Madonna ha potere e autorità sul diavolo, quindi può comandarlo e può addirittura farlo cantare contro la sua volontà. L'odio del diavolo nei confronti di Maria e la motivazione. Ottima cosa da riflettere durante questi giorni che, come tutti sappiamo, stiamo vivendo e celebrando la novena in preparazione all'Assunta. Lui l'ha voluta così a mio dispetto, perché fosse la mia più schiacciante umiliazione. Quindi da subito comprendiamo la necessità che noi abbiamo di essere stretti a Maria per poter vincere il diavolo. Perché lui la odia, ma lei lo vince. La testa gliela sempre schiacciata e sempre gliela schiaccerà, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli devoti che a lei umilmente e con amore ricorrono.